Buongiorno a tutti, oggi parleremo di forgia per metalli autocostruita, molto economica. Più o meno, andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta, ma prima di andare a vedere di cosa si tratta, voglio fare un ringraziamento speciale alla Norton Abrasivi per avermi inviato questo pacchettino con tutta la roba che c'è dentro. Quindi adesso andiamo un attimino ad unboxare questo pacchetto qua e vediamo cosa mi hanno inviato. Sempre ben accetti. Una bella borsa, la lettera, un bel taccuino per prendere le nostre misure che non va mai male, un altro taccuino, carta abrasiva 115x280 grana 180, carta abrasiva per il mouse, dischi abrasivi grana 40 diametro 150, fantastico. Carta abrasiva da 80 per la spatola, il nastro. Allora, di qua abbiamo 180x280 grana 40, di nuovo fogli di carta abrasiva, dischi per il flessibile. Grana, qua abbiamo una, non lo so, 80x40. Dischi abrasivi, diametro 150, grana 180, occhiali importantissimi e fondamentali per la sicurezza, mi raccomando ragazzi, usateli sempre perché a farsi male un attimo. Paglietta che va benissimo con la paglietta lì, dischi abrasivi, diametro 125, grana 180. Qua abbiamo un disco del flessibile, diametro 125 per legno. E questo qui è diametro 125 per la pulizia del ferro. Diametro 115, disco del flessibile, grana, vediamo un po' se c'è scritta la grana. Grana 80, sempre nel disco lamellare. Ah, dischi da taglio, fantastici, 115, 1,6 di spessore, 125, sempre 1,6 di spessore, meravigliosi. Un profumatore per auto. Poi abbiamo una paglietta da legno e metallo, tutte e due, grana 60, misura 125x90, fantastica anche questa. E un'altra paglietta, grana 60, 123x98, di nuovo per metallo, per legno, va bene un po' per tutto, questa qui. Un bel paio di guanti, anche qui per la sicurezza, non per tutto perché sulle macchine utensili, sulle macchine di lavorazione legno, tipo pialla, tipo combinata da legno, non si consiglia l'uso dei guanti perché c'è il rischio che la lama o il tamburo della pialla ti prenda il guanto e te lo tiri dentro. Quindi non è che sempre i guanti, però comunque su alcune lavorazioni bisogna sempre metterli perché sono molto importanti. Qua è un caricatore per auto 12 volt con due prese USB. Paglietta abrasiva un po' più spessa di quella di prima, meravigliosa anche questa. Una bella biro, una bella apri bottiglie e per finire una bella t-shirt targata Norton Abrasivi. Grazie mille, molto gentili, apprezzatissimo. Torniamo a noi e alla nostra forgia. Allora ragazzi, io ho già imbastito i quattro lati e la parte frontale, misure 35x35, la bocca interna è 15x15, perché a me questa forgia qua serve per forgiare le lame dei coltelli, quindi io non ho bisogno di una bocca grossa così, anche perché una bocca grossa così dopo bisogna alimentarla, bisogna scaldarla, gas, go go, no, lasciamo perdere. Una bocca piccolina così va bene. Ho già fatto un foro sopra, adesso ve lo faccio vedere perché è un po' pesante. Allora, questo foro qua è un foro da 72, ho fatto un foro da 72 perché avevo l'idea di mettere un'altra bruciatore, però non funziona. Allora ho fatto un foro piccolo, adesso andiamo a fare al torno un adattatore e gli mettiamo questo qui che è 54, quindi facciamo 72-54. Andiamo a vedere come possiamo fare. Allora, dobbiamo fare un pezzo che sia 72, poi qua si allarga un po', mettiamo che si allarghi di... Boh, ora vediamo anche il ferro che ho, 10 mm per parte. Quindi 10 e 10 fanno 20, qua 92,
e che sia alto totale 100, 10 centimetri. 10 centimetri da qua però, 10. Capito? Allora, ho trovato questo pezzo qui che potrebbe fare a casa nostro. È 90x57. Quindi adesso vado a tagliarne un pezzo da 15 e andiamo a lavorarlo sotto al tornio e portiamo le misure che ci servono a noi. Penso che il pezzo più brutto che avevo l'ho preso io, mannaggia. Per fortuna non devo fare niente che sia chissà che cosa, però mamma mia che brutto sto pezzo, porca vacca. Qua c'è una bella riga. Vabbè, vediamo, faccio ancora qualche passata, vediamo com'è, se da problemi lo cambio. Sì che non me ne frega niente, perché è una boccola, non è che deve tenere nulla, però... Mannaggia, proviamo, va? Va bene.
trovato questo mobiletto qua, che in realtà non avevo costruito per la forgia perché era per la pialla, però sta molto meglio la forgia qua sopra, quindi userò questo mobiletto per appoggiarci questa qui sopra. L'unica cosa, andiamo a tagliare un montantino da sotto, così ci metto la bombola sotto, facciamo un ripiano, così lo appoggiamo lì, secondo me sta bene. Mettiamo la bombola, poi facciamo l'impianto da qua, e mettiamo una curva, scendiamo giù, la valvola di sotto, e poi gli diamo una bella verniciata, dovremmo essere quasi a posto. Poi lo collaudiamo dopo. Andiamo a tagliare quello lì e mettergli il pannellino sotto per appoggiare la bombola. Ora gli diamo una verniciata con una bomboletta di vernice nero opaco a alte temperature. Va bene, dovrebbe essere tutto a posto, adesso non ci rimane altro che collaudare. Ho trovato questo pezzo di ferro qua che è un 10 mm, useremo questo sperando che non succeda nulla. Andiamo dentro, proviamo a accendere, vediamo un po' cosa succede. Apro la bombola. Dovrai aprire qua adesso, dovrebbe entrare, ma... ok. Spegnere, vediamo, ecco, sì, è bello rosso, addirittura è rosso anche all'interno, il blocco da 30 mm che c'è all'interno è rosso anche lui. Vi faccio vedere se riesco ad avvicinarmi. Si sono deformate un pochettino, vedete qua, però perché probabilmente la lamiera è troppo fine e devo fargli ancora una modifica, gli faccio magari un telaietto di rinforzo, però cioè il resto è freddo, questa parte qua è totalmente fredda proprio, anche sopra, anche dietro è tutto freddo. Questo gasbetto tiene proprio tanto, Adesso lasciamo raffreddare il tutto, ma diciamo che sono pienamente soddisfatto, scalda proprio tanto. E questa è stata la prima prova, poi vediamo magari col passare del tempo se si può fare, se si possono fare qualche, non lo so, qualche aggiunta o magari una porta, non lo so, ora vediamo, e poi si aggiungerà qualche miglioramento, non lo so, l'abbiamo costruita, adesso col passare del tempo vediamo un po'. Niente ragazzi, io per questo video ho finito, vi ringrazio molto se siete arrivati fino a questo punto,
Per quelli che non sono ancora iscritti al canale, vi invito a farlo, tanto a voi non costa nulla, ma a me date una grande mano e mettete un bel pollicione su, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie!